It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. And I'm feeling good. Buongiorno a tutti. In questa lezione parleremo del paradigma modello vista controllore, detto MVC, in cui tratteremo a fondo la costruzione logica di un programma e come combinare le azioni dei singoli componenti. La sequenza degli eventi non è nota a priori, i comandi arrivano in successione nel tempo. Il programma reagisce. Ehi tu. Io? No, non tu. Tu con gli occhiali che stai passeggiando vicino all'aula. Vorresti entrare a fare un po' lezione con noi? Saremmo lieti di avere un personaggio illustre come lei qui in aula. E poi non credi sia meglio seguire lezione dal vivo piuttosto che attraverso lo schermo di un cellulare? Guarda che se entri qui non ti mangiamo mica. E poi credo di essere meglio di persona, non credo di essere tanto fotogenico. E tu cosa diavolo stai facendo? Sì, tu, con i pantaloni abbassati e il tuo coso in mano. Io non credevo di essere così bello da suscitare tali emozioni agli studenti. Bene! Vedo con piacere che ti sei distratto dalla tua nobile attività. Quale onore per me essere riuscito a distarti da un'attività come questa. Trovo incredibile che oggigiorno gli studenti non riescano in nessun modo a rimanere concentrati su niente. Ma il migliore di tutti sei tu. Sii tu che stai lì con la pistola in mano. Io mi chiedo come cazzo si fa a fare una rapina mentre si segue lezione. Capisco che dobbiate fare 5 cose contemporaneamente per sentirvi soddisfatti, ma così mi sembra esagerato. Forse entra in classe, visto che sei lì, portami anche un bel cappuccino e brioche. Stare a ricordare i giorni. Poi ci sei tu al cesso con il computer in mano. Sai, qualcuno si offenderebbe di fronte a una cosa del genere. In fondo è come se tu mi dicessi che la mia lezione fa cagare. Pensa se facessi la cacca anch'io durante la lezione. Ma mi hai fatto venire in mente un'idea, sai? Magari la prossima sessione d'esame la potremmo passare al cesso. Così qualcuno avrebbe modo di scaricare la tensione. Ma di un po', la carta igienica ce l'hai oppure vuoi che te la venga a portare io? Sai, ultimamente la carta igienica nei cessi scarseggia. Poi ci sei tu al letto che sei troppo sbronzo. È così che vanno a finire i soldi delle tasse universitarie. In sesso, droga e altri divertimenti. Dite un po', ve la spassate tutti, eh. E io qui come un pirla a fare lezione per voi. Voi siete ripugnanti. Una volta si veniva in classe, si stava insieme, si discuteva sulla lezione, adesso... E adesso non c'è più niente, io non ne posso più, basta! Basta!